alte e basse più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione e vivile con noi. We not, we not, ma è solo amore. Antonella, cioè Anna Maria Vecchio, mi mancava. Ma dove ci sono io c'è Anna Maria. Venga, venga, venga pure. Perché siamo amiche, quasi sorelle, e collaboriamo a tanti progetti insieme, quindi oltre a essere una bravissima pittrice, poetessa e nelle mie collane. Troverete anche il suo libro nell'antologia dell'anno scorso. Quest'anno entrambi abbiamo partecipato al premio 8 milioni, io anche al premio grafica. Okay. Poi ci pensa lui e aspettiamo i risultati del concorso. Con Anna Maria, oltre a parlare di poesia, facciamo una cosa importante che si chiama Progetto Fiala. Ve ne parla lei. Mi presento come presidente di questo progetto, un progetto di bambini per i bambini a scopo benefico. Praticamente raccogliamo chiave sia da bambini delle scuole che dagli adulti, autori volontari, di questi libri, di queste raccolte facciamo una collana, la collana La Casa delle Chiavi, la cui vendita, per l'appunto, il ricavato delle vendite vanno solitamente alle Onlus. E finora abbiamo aiutato un bambino ad Alessandria, l'ospedale pediatrico in Puglia, una Onlus di Genzano per i bimbi in difficoltà, la Retina Onlus Italia, e quest'anno la Eves si chiama. Sì, insomma, quella roba lì, comunque una onlus importante per le ricerche, per tutti i problemi politici dei bambini, dei bambini. E il dottor Sorriso. Ecco, e l'anno scorso abbiamo aiutato anche il dottor Sorriso di Milano. Oh, grazie. Questa è la copertina di Antonella. Ho detto tutto, oltre che aver partecipato ad 8 milioni ed essere stata selezionata, quindi ringrazio tutta il team. E grazie, grazie per avermi invitato. Allora, questa è l'antologia di quest'anno, che vi ho detto prima, edita da Lito Commerciale, a cura di Bruno Mancini e Roberta Panizza, con la mia collaborazione. Il premio non è solo poesia, ma è anche arte grafica. E ho avuto il piacere di vincerlo e seguo con Liga Armisca.
Quella sopra è la mia fotografia, quello sotto è l'opera di Lidia Lapinska. Come premio ci hanno messo in copertina. Io ringrazio Bruno per l'invito. Questo è il giornale dove ci sono anche le nostre foto, c'è tutto l'articolo che pubblicizzeremo, anzi c'è già su Facebook e su tutti i nostri canali. E niente, andiamo a sedirci e aspettiamo di sapere i risultati. Grazie. C'è Ivan Caldarese, ci vieni qui vicino? Grazie a Bruno Mancini, a Dina e ai presenti per avermi ospitato qua oggi. E vi parlo di una collaborazione nata l'anno scorso con Bruno Mancini e la Dina, e con collaborazione con 8 milioni. Ed è una poesia per il futuro. Quest'anno faremo la seconda edizione, quindi i poeti presenti sono invitati. Spero di avere ancora il sostegno di 8 milioni di Bruno Mancini, che è stato molto utile e ci ha fatto arrivare qui oggi. E il ricavato andrà all'associazione Centro Insieme Onlus, anche il ricavato del libro Borgo 62, che molti ne hanno sentito parlare, e che si occupa di dispersione scolastica dei bambini all'interno delle vele di Scampia, conosciuta per il telefono mobile. È una realtà molto particolare. E i proventi di Amore 62, che è il libro che parla di calcolo, è un romanzo di verità mio, personale, conosciuto 4 anni fa questo amico cancro, che io poi lo chiamo amico, perché non hai alternativa che accettare questa malattia, per impararci a convivere e vivere a posto di sopravvivere, perché poi ti cambia molto la realtà visiva esterna, abbandoni un meccanismo che è quello della quotidianità e rimani in un limbo, uno spazio temporale vuoto dove impari che c'è ben altro oltre questo meccanismo che ci porta alla sopravvivenza. Comunque, sono qui principalmente per la collaborazione tra di noi. Invito tutti quanti scrive poesia, chi fa arte, a partecipare, a cercarmi su Facebook, io sono Ivan Caldarese, oppure tramite Bruno Mancini, tanto a gennaio partirà questa seconda edizione. E che dire, mi ha detto anche di parlare di poesia. Poesia è tanto, è tutto, ed è bello pensare che un giorno ci saremo tutte le persone che sono qui, che cantano, ballano, suonano, raccontano poesie in un modo particolare, come si trova che leggevo prima. Ci saranno, io nel mio immaginario, il Bruno Mancini come il braccio di ferro dell'arte, cioè, assomiglia a questo Pompeie. Quando sono stato a Ischia al Museo del Mare a fare la presentazione del 62, e mi ha affascinato il suo modo da braccio di ferro di Ischia. E mi piace pensare che un giorno si possa cambiare questa situazione di costante paura, costante terrore, questo mondo che ci sembra così, che è infatti anche così terrificante. Magari vedere per strada tutti questi artisti capitanati da 100 braccia di ferro come Bruno Mancini e pensare di poter cambiare un po' la società, un po' il mondo, regalando un po' di cultura e musica, danza, allegria, aiutare il prossimo con associazioni come le fiabe di bambini e bambini, spero che poi potremo collaborare insieme l'anno prossimo. E che dire, basta, tutto qua.
Allora, volevo solo sottolineare, per chi ancora non l'abbia guardato, non l'abbia visto, non l'abbia avuto, che questo 8 milioni, la collaborazione è di Antonella Renzulli, che abbiamo detto, no? Che abbiamo presentato prima. Dentro c'è un mito, che è Don Bati, il quale si è, come dire, ci ha abbracciato nel senso di artistico della parola. Purtroppo non va a fare il cantante, lui partecipa con grande piacere alle nostre iniziative. Io in questo momento, oltre che parlare di Saverio Dionisio alla ricerca di nuove sfide comunicative, vorrei cominciare a dire due poesie di Parizza, che è la direttrice artistica dell'IARCS. Chi di voi l'ha vista è stato fortunato, perché io personalmente in tanti anni l'ho vista un paio di volte. E allora io comincerei con una poesia, dunque, dicendo intanto quello che Roberto Parizza stessa ha scritto. Il concetto che oggi molte persone hanno di poesia è di qualcosa che esprima sentimenti di rilievo, straniamento, in realtà mielose e il più delle volte intrise di un romanticismo quasi irreale. Forse perché alla poesia, pur utilizzata per scopi molto diversi, spesso si attribuisce il compito di liquido emolliente, di cuori magari restii a schiuderci all'amore. Io credo invece che la poesia sia molto altro. E qui ce lo scrive, come in questa poesia, che sia poesia. Lo so che mi aspettavi intraviste a nuvole di raggi caduti indicavano la strada, per la notte solita di malinconie e vuoti colori. So che mi aspettavi al varco di porte sempre chiuse, e solo te vedo oltrepassare in cerca di irregolari palpiti, e dolori muti di anime irrequiete e sempre mai pari. E ancora mi aspetti, non so, provo canali per l'anima, pesante e stanca, ma a te mi arrendo che sola mi vuoi, altro non posso. Ti cerco, mischia il cuore la sorte destino e li getta sul tappeto morbido dei sogni, prato di steli curvi di rugiada, che dello sciogliere dell'indaco ancora non credo al mattino. È fragore di luce al magnesio questo giorno e nulla dice ai passi confusi sul selciato. Ma io ti cerco in faccia alle intelligenze del creato, che sanno forse i miei ti voglio, certezza e senso ancora nella pallida sequela dei tramonti. E adesso passiamo al nostro presidente, Superman, che definisce folle chi capisce le sue poesie, e ne diremo un paio. Non me lo dire a me, me ne ha fatte leggere due, le ho dovute leggere 25 volte. Sì, sono complicato, posto che ci sia una cosa da rimanare. Allora, dalla raccolta Davanti al tempo, un taglio, e qui vorrei essere tranquillo, ecco. Un taglio alla fuga del timone sobbalza come la trottola sulle molliche di pane, sfugge corda indefinita,
movenza soffice d'ora di sole. È vortice di fantasia e di specchi. Se invece sei colpevole, mentisti. Se sei colpevole, fuggi verso luci, te ne fuggi ossessive. Se sei colpevole e premi, respiri e sangue, l'annulli, avvilendoti, tu mi rincontrerai, acerbi altari a lustrare, indifferenti vuoti a credere, parole a piangere, sfide a creare, curvi colori oscuri e matti a muovere, in malinconiche tossiche più di un fumo giallo intenso. E io ti parlerò di cani e di animali, delle mie pallide albe di sconfitta, di ore mai vissute di stelle. E io ti creerò bellezze e ti richiamerò ricordi e la mia mente, lenti accordi e spia. Sì, è una delle poesie più antiche. Ora una del 2002, dalla raccolta Non rubate la mia vita, che è bellissima, io ce l'ho, l'ho letta 300 volte, una stupenda sequenza di poesie, ma questa è bellissima. Quando sarò pensiero su cigli di visioni dagli orizzonti nitidi verso stelle di mie antiche iscrizioni, oppure anche il tempo in cui sarò passione nel buio ottuso per lunghi sguardi amorosi lasciati illanguidire dalle mie tristezze, di certo, o forse, il giorno che sarò ricordo tra vociare arruffato di vecchi amici alticci sulle note matte delle mie sortite. Non posso, non voglio. Quando sarò pensiero, la docile coerenza strappata a mani unite dai cesti di delizie per gli epigrammi delle tue certezze, non posso, non voglio. Il tempo in cui sarò passione, la mascherata tenerezza oltre e fine le apparenze, di abbracci mafiosi, interrata sotto il magma del tuo vulcano. Non posso, voglio. Il giorno voglio intero, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo sorriso, dal primo all'ultimo tuo bacio. Basta. Ne facciamo un'altra o lo lasciamo, lo abbandoniamo? Un'altra. Allora questo è proprio di ieri mattina, perché è del 2016. Dalla raccolta Erotismo? Sì. Il brivido più lungo. Ti vedo seduta ogni giorno una mano gingilla tra i riccioli accarezzandoti la gola. Il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme. A volte una coda di auto rallenta il percorso del bus ed io ti guardo fremere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte, una mano gingilla sul mio petto accarezzandomi innocente, il calice attende le bollicine dello sparto e a volte un sorriso ferma quel del tutto il tempo. E io ti guardo nuda, prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva, un attimo e tu già mostri avvinto il primo e il dopo. Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà. A volte, stavolta, vincente è la passione, e tu mi inviterai a ibrido più lungo. Ora, non è mica finita, vi credete che è finita, no? No, continuiamo. Allora, sì. Maria Luisa Nerzi. Ce l'ho provata. Sederli sulla riva,
bella spiaggia a sera, guardare il mare di Ischia, tingersi di rosso, tornare con la mente ai grandi amori antichi, un ponentino sottovoce intona un ritornello, lasciarmi dondolare da ricordi ed emozioni e scrivere di nuovo le poesie di un tempo, fin quando amore batte nel mio petto, rapito dai begli occhi della fata mia, comparsa dietro al lume l'una candela fioca, nel prato già fiorito del ristorante indiano. Scafo, costeggeremo spiagge baciandoci d'amore, il vento nei capelli, il sole sulla pelle, promesse e giuramenti di non lasciarci mai. Sarò felice, tu la mia regina, Ischia per noi è la terra dell'amore, eterna giovinezza, passione e mito, e tu per sempre mia, sempre mia. E poi di nuovo ancora al lume di candela sulla vicina esotica del nostro piano bar. Oh oh, cocchi e cocchi. Oh oh, Luciana mia. Oh oh, cocchi e cocchi. Oh oh, amore mio. Oh oh, oh oh. Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco, ti cerco, ti aspetto, ti sfido, occupavi la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dove il mistero, la tua complicità. Ma tu offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni.
il tuo destino è detto, il mio destino dirlo, ma tu abbracciami, scoprimi e coprimi, e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata, e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Green, green, mare, sole, amore.